mio nonno aveva una parte alle Spinete, poi c'aveva un terreno proprio qua sotto al colle, sotto qui al colle, e mio nonno c'aveva un muro. E allora tante volte io ci andavo per farmi mettere sopra il muro, no, no, ma ci porti lì alla stalla sopra il muro. E mi ricordo che era un muro sognone, perché non era di solito, sai, bisogna stare attenti. E allora io una volta, vedi ragazzi, avevo preso un pezzo di legno e l'avevo appuntato. Allora quando mi mise sopra al muro, visto che questo era così sfornione, allora io caccio sto zeppo, li chiamavamo, sto zeppo appuntato, e gli dedi una botta alla schiena, questo muro mi fece fare un salto di me. Nonno, corsero tutti. Io mi ricordo che lo chiamavano il granaio della Sabina. Pensa che c'erano dei terreni, per dire come era coltivato il territorio, c'erano dei terreni che per raggiungerli verso le 8, 8:30 si alzavano alle 4 da Orvigna. Per esempio verso Percile, no? Costefuni lo chiamano. Quello era territorio di Orvigna, vastissimo il territorio di Orvigna. E allora era attivissimo, no? Qui c'erano almeno, se teneva, c'erano almeno 7-8 calzolai, botteghe proprio regolari. E le scarpe le facevano che gliela facevano a quell'epoca a portare scarpe, perché pesavano 2-3 kg, perché le facevano, andavano a fare la spesa a Tivoli con la suola, la tomaia delle vacche, per esempio, che hanno la pelle che ha un certo spessore, mica c'erano uno svitello, mica usavano lo svitello che usano adesso. Poi le confezionavano e davanti alle punte, il sottofondo era un dito, insomma, spesso, ci mettevano le bollette. Davanti erano tutte chiodate con le bollette. E una scarpa pesava 2-3 kg, pesava, ma c'era la forza allora.